Buondì, iniziamo la Quaresima, un periodo in cui la parola di Dio è particolarmente presente e particolarmente, consentitemi di dirlo anche se non è esatto, particolarmente significativa, un periodo in cui dovremmo veramente essere in ascolto della parola. E in effetti il Vangelo che apre la Quaresima è un Vangelo proprio di inizio di un viaggio. È il Vangelo di Marco, al capitolo 1, dal versetto 12 al versetto 15, tre versetti, quattro versetti, che sintetizzano il senso, della vita pubblica di Gesù, del ministero di Gesù, di quello che è Gesù dopo il battesimo. È il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto e dell'inizio, proprio le prime parole dell'inizio del ministero di Gesù in Galilea. Leggiamolo insieme perché bisognerebbe commentarlo parola per parola, non lo faremo perché è una cosa troppo lunga. Diremo soltanto alcune impressioni, così alcuni pensieri che secondo me sono importanti e che servono per le nostre comunità e per il cammino che stiamo facendo di Quaresima. Successivamente lo Spirito lo spinse nel deserto. Egli rimase nel deserto 40 giorni tentato da Satana. Era con le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo di Dio. Diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è giunto, convertitevi e credete al Vangelo. Ora, questo successivamente che apre il Vangelo collega le tentazioni, il viaggio di Gesù nel deserto con il battesimo. È lo stesso spirito che è apparso nel battesimo che getta, proprio butta Gesù nel deserto per essere tentato. Ora, il deserto è il luogo che ricorda al popolo l'Esodo, 40 giorni. Il deserto è il luogo della tentazione, che in sé per sé non è una cosa cattiva. La tentazione è l'essere messi di fronte a se stessi e alle proprie scelte e di fronte a quello che il Signore propone per queste scelte. Il deserto è un luogo che si attraversa, non è un luogo dove si abita. È un luogo dove vieni messo alla prova, dove vieni tentato. E notate, Marco non specifica le tentazioni come fanno Matteo e Luca, perché secondo Marco la tentazione è la condizione nella quale vivrà Gesù. 40 giorni non indicano soltanto un lasso di tempo, di giorni contati, ma indicano, riecheggiano i 40 anni del popolo nel deserto e stanno ad indicare tutta la vita. È tutta la vita di Gesù che rappresenta la tentazione, che vive la tentazione. Difatti, per esempio, Marco, quell'espressione che più o meno uguale che troviamo nel Vangelo di Matteo, dove si dice, dove Gesù scaccia Satana e gli dice: vattene via. Qui Marco la ripeterà nel capitolo 8, quando Gesù dirà a Pietro: mettiti dietro di me, Pietro che gli aveva proposto. E in effetti la tentazione è esattamente quello. La tentazione è lo scegliere tra la proposta, tra la logica del battesimo di Gesù, la logica del pane spezzato, la logica della condivisione con i peccatori, e l'adattarsi. E l'assumere la mentalità corrente, il placare tutti i conflitti, il fatto che si può fare e si può annunciare il Vangelo senza avere conflitti, senza avere nessun tipo di contrasto con quello che hai davanti, con l'impero. La tentazione di
È la tentazione di sempre, è la tentazione di ogni cristiano ed è la tentazione della Chiesa, quella di adattarsi, di cavalcare l'onda, di adattare il messaggio del Vangelo a quello che è accettabile e accettevole, così, per cui perché scagliarsi contro la schiavitù se la schiavitù è normalmente se l'impero vive degli schiavi. Limiamo via alcune cose di Gesù, ci adattiamo, magari teniamo qualche schiavo anche noi e via che si va avanti. Perché non seguire la logica dell'accumulo? Perché non fare della logica del pane spezzato un invito a compiere delle buone azioni piuttosto che uno stile di vita e uno stile di costruzione della comunità? Perché non adattare l'esigenza della condivisione facendola diventare l'elemosina e quella che noi chiamiamo la carità, che non disturba, anzi viene premiata, ti danno l'ambrogino d'oro? È veramente da pensarci su, perché questa tentazione non è sparita, non è finita con i 40 giorni di Gesù nel deserto. La Chiesa è tentata allo stesso modo, noi siamo tentati allo stesso modo. Il viaggio di Gesù nel deserto è il viaggio di ogni uomo che, come dice Gesù nel battesimo, ha incontrato lo Spirito e che deve scegliere se seguire lo Spirito oppure addomesticarlo, farlo diventare uno di quei colombi che fanno fatica a volare e che si lasciano liberi alla fine del matrimonio. Una cosa che non dà fastidio. Io penso davvero che i 40 giorni nel deserto sono qualcosa che dobbiamo incontrare anche noi, che incontriamo anche noi e che devono incontrare le nostre comunità. Non si può farne a meno. È lo Spirito che ti butta nel deserto e tu devi attraversarlo. D'accordo, nel deserto non si abita. La tentazione non è l'habitus normale. Però è anche vero che la incontri. E se lo neghi, vuol dire che hai rinunciato a te stesso, che hai rinunciato allo Spirito. E io penso davvero che questo brevissimo passo di Marco dovremmo meditarlo a lungo nelle nostre comunità. Dobbiamo rifletterci su parecchio. Per vedere se non abbiamo addomesticato questo deserto, l'abbiamo fatto diventare una specie di cosa spirituale, di purificazione, così, invece di essere una grossa provocazione per la vita quotidiana, per la costruzione della comunità, per la costruzione della convivenza, del nostro vivere insieme. Penso davvero che alcune cose noi facciamo fatica, no, noi non facciamo fatica a accettare, non è che facciamo fatica a accettare, semplicemente le abbiamo addolcite, addomesticate, limate, adattate, finché non danno più fastidio, finché diventano cose interiori, che non vanno a influire, per esempio, sull'economia o sulla gestione dei soldi o sulla gestione del potere, sull'esercizio dell'autorità. Ed è una tentazione, la nostra, come quella di Gesù, che è intessuta nelle scelte quotidiane, che incontri sempre, non è un momento particolare. E dovremmo pensarci. Gesù dice che era con le fiere e gli angeli servivano. Gesù ha ricostruito il prima del peccato di Adamo, l'armonia.
l'armonia tra il sopra e il sotto, tra l'alto e il basso. Ha ricostruito, passatemi questa parola, il Gan Eden, il giardino di Eden, con le fiere e gli angeli. Ma questo non è frutto di chissà che, di qualche miracolo, di qualche visione mistica. È frutto della scelta di un modo di vivere e di un modo di proporre e di pensare il regno e di vivere il regno. Tanto è vero che subito dopo Marco, nei due versetti successivi, ci sono due versetti con le tentazioni e due versetti con l'inizio del ministero in Galilea. Gesù, dopo l'arresto di Giovanni, e qui c'è una riflessione da fare, il potere uccide, pretende di soffocare e uccidere la profezia, ma il massimo che riesce a fare è uccidere i profeti, ma la profezia appartiene al popolo che ha attraversato il deserto, che ha affrontato la tentazione, e come Gesù ne è uscito. E difatti, dopo Giovanni che Erode ha fatto uccidere, sorge un altro profeta che è Gesù. Non si può uccidere la profezia. L'ho detto, il potere, il massimo che può fare è uccidere i profeti, ma la profezia non gli appartiene, non si può uccidere, perché è il dono che il Padre fa ai suoi figli. E Gesù inizia il suo ministero dalla Galilea, non inizia da Gerusalemme, non inizia dal Tempio, non inizia dal Santo dei Santi, inizia da casa sua, dalla Galilea, da questa regione che è lontana da Gerusalemme, e non solo dal punto di vista dei chilometri, che è lontana perché è estranea a tutta una serie di cose, una regione dove ci sono i pagani, dove la religione ufficiale non ha così tanta presa, e lui comincia da lì, dai peccatori, da quelli fuori, da quelli che non sono nel Tempio, dai pescatori, da quelli normali, da quelli della vita di tutti i giorni. E lì, dopo che Gesù ha affrontato nel deserto l'idea, il pensiero del regno e la proposta del regno così come l'ha pensato nel battesimo di condivisione, il regno che è retto dalla logica del pane, dalla logica del pane spezzato. E Gesù inizia annunciando il regno: il tempo è compiuto. Siamo arrivati al dunque. Non si può più. È finito il tempo del tergiversare, dell'aspettare, del vedere, del considerare. È arrivato il tempo della decisione. Il tempo è compiuto, il regno è qua. Non è che dobbiamo aspettarlo. Il regno è arrivato. È il regno della giustizia, della libertà, della fraternità, del pane spezzato per i fratelli, della condivisione. E il regno è presente. Noi ce lo dimentichiamo, noi abbiamo trasferito l'idea del regno alla fine dei tempi, il regno eterno che Gesù verrà a portare quando verrà sulle nubi circondato dagli angeli. No, il regno è adesso. La logica del pane spezzato funziona adesso, è il modo di vivere dei discepoli adesso, perché il regno è adesso. E quello che Gesù dice è da mettere in pratica adesso. La comunità deve essere costruita a partire dalle scelte del Vangelo oggi, non domani o nel futuro, perché il regno di Dio è giunto, e il regno è il regno e la regalità di Dio in mezzo agli uomini. È il regno della giustizia, della libertà, è il regno in cui Dio comunica il suo amore ai suoi figli, comunica il perdono. Il regno è giunto, la vita è diversa, non è più quella di prima, non funziona più. L'impero
non funziona più. E è inevitabile lo scontro. Lo scontro tra l'impero e il regno è inevitabile. La persecuzione non è né una punizione né un... è la normalità dello scontro tra quello che è la logica del potere, la logica dell'accumulo, la logica della forza e la logica del pane spezzato e della fraternità che è propria del regno. Per quello bisogna credere al Vangelo. Credere al Vangelo significa seguire Gesù, significa fare quello che ha fatto Lui, significa vivere come è vissuto Lui. L'ho detto, la logica del pane. Io vorrei che ci riflettessimo su bene, perché noi abbiamo, e io lo dico per me, abbiamo domesticato queste parole, le abbiamo limate per renderle accettabili, per renderle vendibili, per renderle commerciabili. Abbiamo cavalcato l'onda di tutto. Ci siamo adattati a ogni cosa. Ma non è così. Non funziona in questo modo. Io direi che, secondo me, è importante che ci pensiamo su un po' e che in questa Quaresima, davvero, anche noi entriamo nel deserto con Gesù. Pensiamoci.